L'anteprima del nostro telegiornale, in apertura ci occuperemo della cronaca con l'operazione dei carabinieri che a Casamicciola hanno arrestato allo sbarco nel porto due donne proprio per possesso di droga. Questa mattina in piazza per una sanità migliore, vedremo le immagini e i servizi della manifestazione che si è svolta questa mattina organizzata dal CUDAS, che è partita da Piazza Marina a Casamicciola e si è diretta verso l'ospedale Rizzoli di Raccoameno. Parleremo poi della politica, il sindaco di Raccoameno annuncia dopo 4 anni è stato risanato il bilancio comunale e così il sindaco di Raccoameno è entusiasta, adesso possiamo puntare al futuro con maggiore ottimismo. Le elezioni amministrative a Casamicciola, questa sera in Piazza Marina, il candidato sindaco Luigi Mennella ha presentato la lista del programma di Casamicciola Sicura. Di questo in realtà ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. L'Hotel Solemar apre agli ischitani e a tutti coloro che vivono sull'isola d'Ischia. Scopri l'Hotel Solemar e vivrai momenti unici di benessere, relax e di grandi emozioni. Per la cura del tuo corpo, scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato ed inoltre piscine, solarium, palestra. E per i più romantici, l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefona al numero 081 99 18 22 o invia mail a info@hotelsolemar.it. L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. EcoArt, il tuo nuovo punto di riferimento per tendostrutture e tende. EcoArt realizza la tendostruttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. EcoArt è concessionaria delle principali aziende del settore. EcoArt mette a tua disposizione un'equipe di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. EcoArt, artigiani per l'ambiente, è un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a EcoArt, mille soluzioni per offrirti solo la soluzione migliore. A Piedimonte Varano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet. Solo da noi trovi la vera mozzarella di bufala ischitana. Ecco le nostre strepitose offerte di maggio. 1 chilogrammo di mozzarella di bufala, 200 grammi di salame Napoli, 200 grammi di prosciutto cotto, mortadella o fesa, 200 grammi di ricotta a soli 14,99 euro. Oppure 1 chilogrammo di fior di latte e provola, 200 grammi di salame Napoli, 200 grammi di prosciutto cotto, mortadella o fesa, 200 grammi di ricotta a soli 9,99 euro. E tantissime altre offerte super convenienti e prodotti di alta qualità. La mozzarella ischitana la trovi solo a Piedimonte Varano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet. Aperti anche la domenica mattina. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re.
Ipomea del Negombo. Importante mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda. Esemplari unici da tutto il mondo, in esclusiva sull'isola d'Ischia. Un'occasione rara per gli amanti del verde. Ipomea del Negombo. Presso il parco idrotermale del Negombo. Ipomea del Negombo. Appuntamenti nel verde per il verde. Droga, arrestate due donne allo sbarco di Casamicciola. I carabinieri hanno fermato due donne trovate in possesso di hashish. Durante la perquisizione trovati strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi, ristrette ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Stamani in piazza per una sanità migliore, centinaia di persone hanno animato il corteo da Casamicciola verso l'ospedale Rizzoli. Sindaci delusi, ci aspettavamo una maggiore partecipazione. Pascale, dopo 4 anni risanato il bilancio comunale, il sindaco di Lacomeno entusiasta, finalmente siamo usciti dal buco, ora siamo ottimisti per il futuro. Casamicciola Sicura, presentata la lista, il candidato sindaco Luigi Mennella questa sera in piazza ha presentato il programma e la lista dei candidati. E dopo il telegiornale uno speciale sulla manifestazione per la sanità, la processione via mare di Santa Restituta ed il premio Ugo Calise. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione Tele Ischia. Apriamo quindi con la pagina di cronaca. I carabinieri della compagnia di Ischia, diretta dal capitano Angelo Mitrione, mentre svolgevano un servizio di controllo al porto di Casamicciola, hanno fermato una donna allo sbarco del traghetto proveniente da Napoli, AP di 28 anni di Forio. Nel suo marsupio i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish del peso di 98 grammi. Ad attendere la donna al porto, una sua coetanea MP che fungeva da palo. A casa di quest'ultima, gli uomini dell'arma hanno trovato 15 grammi di hashish, oltre a materiale per il taglio ed il confezionamento della droga. Le due donne sono state arrestate, tradotte ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Diverse centinaia di persone hanno sfilato stamani tra Casamicciola e Lacomeno per rivendicare il diritto alla salute. La manifestazione indetta dal CUDAS ha visto la partecipazione in prima linea del vescovo di Ischia e dei sindaci delle due isole, Ischia e Procida, insieme a un nutrito gruppo di studenti delle varie scuole e di rappresentanti di commercianti, albergatori ed avvocati. Sentiamo. Una mobilitazione massiccia che ha visto in prima fila il vescovo, i 7 sindaci, compreso quello di Procida, ci sono stati tantissimi studenti, il CUDAS, il primo motore di questa manifestazione, questa ennesima manifestazione per quanto riguarda il diritto ad una sanità migliore. Gianna Napoleone, allora le rivendicazioni fatte, adesso, dopo questa manifestazione, cosa bisognerà fare? Noi non ci fermeremo, i sindaci ci hanno dato la loro parola che interverranno sia in regione e al Ministero della Salute e noi faremo fronte comune con loro, anche perché per la prima volta si vedono insieme cittadini e sindaci per proprio difendere un sacrosanto diritto che è quello alla salute. Importante anche la presenza di Procida, insomma. Sì, sì, 7 di loro, ringraziamo il sindaco di Procida, sua eccellenza che ci è stato da sempre vicino e anche i nostri amministratori, tutte le associazioni, l'avvocatura. Noi ringraziamo tutti, ringraziamo il popolo di Ischia. Certo non è bello che il popolo per vedersi riconosciuto un diritto deve scendere in piazza. Abbiamo sfidato anche il tempo che è stato, grazie a Dio, clemente. Con noi è stato clemente. Senti, la notizia dell'arrivo a breve della nuova direttrice sanitaria che ha vinto il concorso ancorché a tempo determinato? La dottoressa Elvira Bianco, noi siamo con... sarà bene accolta, noi non siamo contro l'ASL, assolutamente, noi vogliamo che questo ospedale funzioni e poi si deve creare un lavoro di squadra, quello che non c'è mai stato tra direttore sanitario e operatori, non c'è mai stato. Senti, è di stamattina la notizia che sembra essere sospesa l'idroambulanza, quindi abbiamo emergenza nell'emergenza. Allora, noi non abbiamo un'idroambulanza, noi abbiamo un pedalò, perché è un pedalò, pochi giorni fa si è fermato in mezzo al mare. Noi abbiamo chiesto più di una volta manutenzione, abbiamo addirittura chiesto di visionarlo con del personale specializzato, nessuna risposta, anzi mi contattò Andrea, oddio, comandante della capitaneria di Porto, Meloni, mi contattò, disse guardi signora, io senza l'autorizzazione dell'ASL non possiamo farla.
è vecchia, noi non abbiamo una idroambulanza, noi abbiamo un pedalò. Se succede qualcosa restano in mezzo al mare, è una cosa vergognosa quando c'è in gioco la vita di un essere umano. Senti, allora prossimo appuntamento, tutti a Fontana il 29. Sì, li appoggiamo. Perché bisogna comunque dare una mano? A noi interessa che il servizio funzioni, vogliamo che sia ripristinato il centro diurno che c'era a Villa Percede per la riabilitazione, ed è un centro che funziona, basta metterci solo un po' di buona volontà e pubblicizzarlo, e questo lo deve fare l'ospedale, perché una buona parte di interventi ortopedici vengono effettuati qua in ospedale, riabilitazione la si può fare benissimo a Villa Percede. Da soli non andremo molto lontano, così i sindaci di Forio e di Ischia, delusi dalla scarsa partecipazione di cittadini alla manifestazione di stamane per il diritto alla salute. Ma sentiamo Francesco Del Deo ed Enzo Ferrandino. Io sinceramente stamattina sono un po' deluso dalla partecipazione, perché su un'isola di 67.000 abitanti mi sarei aspettato almeno un terzo della popolazione che scendeva in piazza. Queste sono battaglie che i sindaci da solo non possono vincere, sono battaglie che vanno vinte insieme a tutta la cittadinanza. Noi allora questo corteo, che spero possa essere più numeroso, lo dobbiamo spostare a Napoli a livello regionale, e se è necessario lo dobbiamo spostare anche a Roma. Come ANCIM stiamo lavorando proprio per far sì che, cioè non che Ischia diventi zona disagiata, ma tutte le isole minori. A noi sindaci viene data proprio dalla partecipazione popolare. Quanto più partecipazione popolare c'è, più i sindaci avranno la forza per poter determinare sui tavoli che contano. Ischia si deve rendere conto che la sanità, il diritto alla salute è un diritto fondamentale, rispetto al quale diritto bisogna mobilitarsi con grande partecipazione. Stamattina c'è stata una partecipazione, ma poteva essere oggettivamente superiore. Avremmo fatto sentire maggiormente la nostra voce. È un punto di partenza, e sicuramente responsabilizzati con la presenza dei tanti che comunque hanno deciso di venire qui in piazza, cercheremo di rappresentare Ischia, le sue problematiche di insularità nelle sfere che contano. Anche le associazioni di commercianti AICOM, Ischia e Confesercenti hanno aderito alla manifestazione organizzata dal CUDAS per rivendicare il diritto degli ischitani ad una sanità di qualità. Il presidente Marco Bottiglieri e Francesco Pezzullo ringraziano il CUDAS per essere stato il promotore di questa manifestazione. Il diritto alla salute, alle cure, alla riabilitazione è di tutti. Non voltiamoci dall'altra parte. E dopo questo telegiornale andrà in onda uno speciale con la voce di tutti i protagonisti della manifestazione di questa mattina, dal Vescovo Monsignor Agnese, il CUDAS, i sette sindaci, il presidente dell'Assoforense, della Confcommercio e di Federalberghi. Sanità bistrattata sulla nostra isola. Raccogliamo il grido di allarme che giunge dall'interno dell'ospedale Rizzoli. Una persona molto ben informata su quanto avviene nel nosocomio lacchese ci ha comunicato la sua grande preoccupazione. Voglio far presente, dice, che gli organici sono ridotti ai minimi termini. I pochi operatori in servizio sono costretti a gestire vite umane in condizioni del tutto precarie, oltre che ad essere caricati di turni massacranti senza minima possibilità di recuperare le energie e garantire maggiore efficienza. Il nostro ospedale è punto di riferimento per l'utenza, a partire dal banale controllo fino alla più seria emergenza. Nessuno vuole venire a lavorare sull'isola per oggettive difficoltà logistiche. Gli spostamenti via mare hanno un loro costo, cui si somma la difficoltà di raggiungere i porti. Non sono previste corse aggiuntive, non è possibile prenotare il posto, gli abbonamenti sono per una sola compagnia, e per poter prendere un mezzo di un'altra compagnia bisogna recarsi al porto in anticipo per fare il voucher. Il riconoscimento dell'isola come sede disagiata è essenziale. Siamo circa 60.000 abitanti, ma c'è un numero elevatissimo di turisti che comunque afferiscono all'ospedale, di cui le amministrazioni sembrano non tener conto. Il riconoscimento del disagio garantirebbe maggiori dotazioni alla nostra struttura ed inoltre assicurerebbe al personale proveniente dalla terraferma un incentivo economico utile a coprire i maggiori costi del lavoro sull'isola. Ed intanto c'è il cambio nella direzione sanitaria dell'ospedale Rizzoli. Al posto del dottor Luigi Capuano arriva la dottoressa Elvira Bianco, vincitrice di un concorso a tempo determinato. La dottoressa Bianco resterà al suo posto fino a quando non rientrerà la titolare, la dottoressa Minicucci, attualmente in aspettativa ed impegnata nella direzione dell'ospedale Santo Bono di Napoli. Il passaggio di consegna a Rizzoli tra il dottor Capuano e la dottoressa Bianco avverrà nei primi giorni del mese di giugno.
E Rosa Iacono dell'Associazione Disabili ha scritto al governatore della Campania De Luca, prendendo una posizione importante contro quello che ritiene essere il responsabile dei tanti disservizi che interessano la sanità sull'isola d'Ischia, minacciando anche lo sciopero della fame. Siamo stanchi e stufi, dice Rosa Iacono, di chi ci governa ed occupa un posto che dovrebbe garantire servizi per la salute di tutti i cittadini. Caro Presidente De Luca, ci ha delusi per tutte le promesse fatte. Vi chiedo, dice Rosa Iacono, di essere ricevuta al più presto con una delegazione per farmi ricredere che è un vero e proprio padre di famiglia. Se entro 15 giorni non ci sarà una risposta, ci organizzeremo con incatenamento e sciopero della fame presso la Regione Campania. E parliamo di politica. Il Consiglio Comunale di Lacco Ameno ha approvato il consuntivo. Dopo 4 anni abbiamo risanato il comune, commenta entusiasta il sindaco Pascale. Siamo passati da un disavanzo di 4 milioni a un avanzo di 4 milioni e 800 mila euro. Sentiamo. L'altra settimana un consiglio comunale importante per Lacco Ameno, sindaco, una serie di argomenti importanti anche per sancire un percorso della sua amministrazione in questi anni. Sì, l'argomento più importante evidentemente era il consuntivo, è stato un consiglio comunale dovuto fare, diciamo, lavorare in modo veloce perché avevamo altri impegni che purtroppo hanno colpito la mia comunità e non abbiamo avuto modo di illustrare esattamente né alla stampa né ai presenti il lavoro enorme, il miracolo che è stato compiuto. In effetti l'altra sera col consuntivo dopo 4 anni si sono, diciamo, consolidati 4 anni di buon governo, il comune di Lacco Ameno finalmente all'impiedi, dal punto di vista economico finanziario è stato risanato con una politica attenta che ha saputo mantenere l'equilibrio ai conti e nello stesso tempo assicurare dignitosamente i servizi. Ed è stato un lavoro di squadra enorme, devo ringraziare il consigliere Desiano, devo ringraziare l'assessore Domenico Miraiolo, i responsabili dei servizi finanze e tributi Barbieri e Mela, insomma un lavoro di squadra notevole insieme al lavoro enorme dell'avvocato Mennella e dell'ufficio legale che ha parato i colpi a tanti contenziosi, di questo non si parla mai, ma il comune di Lacco Ameno ultimamente è uscito vittorioso da tanti contenziosi anche difficili, e questo praticamente è il coronamento di un percorso che a 4 anni dal mio mandato, quindi a 1 anno dalla scadenza, abbiamo l'orgoglio di dire abbiamo mantenuto gli impegni assunti, cioè come tante volte pubblicamente ho affermato è stato fatto tutto ciò che era necessario. Adesso finalmente posso passare per quest'anno a fare quello che sarà possibile, continuando a sognare, nel senso che possiamo mettere in piedi una serie di progettazioni per immaginare la Lacco Ameno che sogniamo in futuro e quindi per realizzare quelle opere che devono necessariamente essere realizzate. Ci aspetta, diciamo, non è stato fatto tutto, ma è stato fatto tanto. Io sono fiducioso, è una squadra coesa, una squadra motivata, una squadra che mi sostiene con una lealtà e un impegno incredibile, e provo questa emozione di poter dire finalmente ai lacchesi, all'isola d'Ischia, ma a molti addetti ai lavori, anche al Ministero degli Interni, alla Prefettura che hanno seguito questo percorso, l'hanno già apprezzato, ma posso dire agli isolani e ai lacchesi che abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Tanti non avrebbero scommesso un euro che tutto ciò si potesse concretizzare in modo così puntuale, in modo così rapido, ma soprattutto in modo così credibile, a partire dagli enti sovraccomunali. Se pensiamo che siamo passati da un disavanzo di 4 milioni a un avanzo di 4 milioni e 8, se pensiamo addirittura che qualche anno fa rischiavo lo scioglimento del Consiglio Comunale per la mancata approvazione dei bilanci, beh effettivamente anche non gli addetti ai lavori comprendono che è stato fatto un lavoro enorme. Io non amo tessere le lodi di me stesso, sono un sindaco fortunato, ho con me, ripeto, una squadra che mi ha consentito tutto ciò, quindi Lacco Ameno può guardare al futuro decisamente con migliore ottimismo. A Procida al via la riqualificazione del campo sportivo, approvato la richiesta di mutuo del Comune per il rifacimento del manto. Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai lavori pubblici, finalmente si realizza l'intervento necessario che ha visto la fiducia del credito sportivo, nonostante il Comune di Procida sia un ente in predisesto, grazie all'approvazione del regolamento relativo al campo con l'introduzione di tariffe per giustificare la sostenibilità del mutuo. I lavori cominceranno lunedì prossimo 20 maggio, oltre al rifacimento del manto sintetico si effettueranno anche lavori di ordinaria manutenzione.
Anche se con un velo di mestizia, la patrona di L'Acquamino e dell'isola, Santa Restituta, ieri sera ha compiuto il suo tradizionale giro via mare. La processione si è staccata dal Molo del Fungo e dopo essersi diretta verso la Baia di San Montano ha fatto rotta verso Casamicciola. Qui, come ormai tradizione, il vescovo Monsignor Lagnese ha lasciato alla folla dei fedeli presenti il suo pensiero. Questa sera, dopo il telegiornale, trasmetteremo un ampio servizio sull'evento. Intanto seguiamo uno stralcio del discorso del vescovo. Camminare dietro a Restituta, fare questo percorso processionale al quale siamo stati invitati, ci dice che come Restituta anche noi siamo chiamati a seguire Gesù, a riconoscere in Gesù la via che ci porta al cielo. E allora, per intercessione di Santa Restituta, chiediamo per tutti noi il dono della fede, di una fede grande. Lo chiediamo questo dono per tutta l'isola, per tutta la nostra chiesa di Ischia. Lo chiediamo in modo particolare per quanti sono in situazioni di disagio, per quanti vivono un turbamento, per quanti sono preoccupati, avviliti, scoraggiati. Vogliamo chiederlo questo dono, il dono della fede, in modo specialissimo per i malati, per gli anziani, per le persone sole, per quanti si trovano in difficoltà a causa del terremoto, gli abitanti di Casamicciola e di Lacco. Vogliamo chiedere questo dono in modo particolare per tutti i cristiani che nel mondo vivono situazioni di persecuzione. Quanti cristiani, lo sentiamo ogni giorno dai media, vivono situazioni di persecuzione, come Restituta. Vogliamo chiedere al Signore la fortezza, il dono della fede per coloro che subiscono persecuzioni. E poi vogliamo pregare per ognuno di noi, perché il dono della fede possa sempre di più essere alimentato nella nostra vita, come ha fatto Restituta, attraverso l'ascolto della parola di Dio e attraverso la partecipazione ai sacramenti. Vogliamo essere cristiani veri. Questa è la grazia che vogliamo chiedere questa sera al Signore per intercessione di Santa Restituta. Cristiani veri, cristiani disposti a seguire Gesù sempre, in ogni momento, soprattutto nei momenti difficili. Per questo ora preghiamo e per questo invochiamo dal Signore, per intercessione di Restituta, Vergine e Martire, la benedizione del Signore. Ed ora, le elezioni amministrative del 26 maggio. È stata presentata questa sera in Piazza Marina la lista Casamicciola Sicura con candidato sindaco Luigi Mennella. Vediamo. Casamicciola Sicura, la lista che candida a sindaco Luigi Mennella, si presenta e lo fa in Piazza Marina per il contatto diretto con i cittadini. Architetto Mennella, una campagna elettorale particolarmente attiva, l'abbiamo visto molto presente sul territorio con gli uomini della sua lista. Che cosa possiamo dire a pochi giorni dalla tornata elettorale? Noi abbiamo preparato il programma proprio confrontandoci con i nostri concittadini, quindi il nostro programma rappresenta quelle che sono le esigenze di Casamicciola, dalle più piccole alle più grandi. La nostra è una squadra formata da persone che hanno entusiasmo e hanno la volontà di portare avanti un discorso diverso per Casamicciola. Casamicciola, come lei vede, è abbandonata. Noi siamo in questa piazza proprio per dimostrare che, essendo proprio il degrado, si evidenzia il degrado in questa piazza, ma si evidenziava pure 3 anni fa, il terremoto non ha fatto niente. L'amministrazione Castagna è quella che ha determinato il degrado dell'intera Casamicciola e l'ha continuato dopo il terremoto. Non scendo nel dettaglio sulla candidatura di Arnaldo Ferrandino, che ancora una volta scende in campo inutilmente, perché c'è il nulla, dietro Arnaldo c'è il nulla, dietro Giovan Battista c'è il nulla. Casamicciola ormai
è zero, può rinascere soltanto attraverso nuova casa, io dico sempre nuova Casamicciola, perché nuova Casamicciola sicura è, non è altro che il rinnovamento che abbiamo avuto, e quindi di nuova Casamicciola trasformatosi in Casamicciola sicura. Il perché sicuro? Sicuro perché noi vogliamo dare la certezza, la sicurezza del diritto ai nostri concittadini, sicuro perché le costruzioni che saranno fatte saranno sicure sia per i nostri concittadini sia per i turisti che verranno, sicuro perché finalmente Casamicciola può avere un'amministrazione che guarda al futuro, non un'amministrazione miope come lo è stata fino ad oggi, come è stata fino ad oggi l'amministrazione Castagna. Siamo convinti che il 26 maggio i cittadini di Casamicciola finalmente vorranno cambiare. Io ho la certezza, perché non posso oggi dire quelli che sono i famosi sondaggi, però voglio dire, io ho la certezza che sto avanti alle altre liste, sia quella di Giovan Battista Castagna sia quella di Arnaldo Ferrandino. Sono convinto che Casamicciola sta cambiando e cambierà insieme a noi. Le elezioni europee lunedì prossimo, 20 maggio alle 15, presso il Bar Blanco in via Roma a Procida, in prossimità del porto commerciale di Marina Grande. Forza Italia incontra gli iscritti, simpatizzanti e gli elettori. Parteciperanno, oltre al commissario locale Menico Scala, Luigi Muro, la candidata al Parlamento europeo Barbara Matera, la consigliera regionale Maria Grazia Di Scala. È scomparso all'età di 77 anni Aniello Lauro, una vita trascorsa tra la pesca, la sua attività primaria, ed il calcio, la sua grande passione. Difensore di un calcio pionieristico, bandiera prima dell'Isola Verde, poi dopo la fusione dell'Ischia ed infine al Forio. Lauro era un leone mai domo e mai timoroso, scivolate acrobazie, nei nostri ricordi emerge un calciatore gladiatore sempre vincente. Indimenticabili per i tifosi gialloblu i suoi interventi a Rispoli e al Salvatore Calise di Forio durante i lavori di ristrutturazione del campo di Ischia. Fortissimo di testa, non di rado sfruttava questa sua abilità nell'area avversaria, realizzando reti spesso insperate. Con Aniello Lauro ci saluta un calciatore epico, ma soprattutto una persona leale e sincera. Va via un pezzo di un'Ischia bella e romantica, sempre più sbiadita nei nostri ricordi. Alla famiglia Lauro le condoglianze di Enrico Buono e della redazione di Teleischia. Tra gli appuntamenti, domani domenica a Casamicciola si inaugura a mezzogiorno Misuro il Tempo, l'installazione di Bianco Valente sulla struttura del Piemonte della Misericordia. L'evento è promosso e finanziato dal Piemonte e patrocinato dal Comune con il matronato della Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee, ed accompagnerà la ristrutturazione dell'importante edificio firmata dall'architetto Massimo Pica Ciamarra. E questa sera, tra gli altri speciali, trasmetteremo un servizio sul premio Ugo Calise. La cerimonia di consegna dei premi è avvenuta sabato scorso all'ex carcere di Punta Molino ad Ischia. Prima di tutto c'è stato lo scoprimento della targa per la intitolazione della piazzetta ad Ugo Calise, quindi la consegna dei premi alla città di Ischia, al maestro Gino Pinto, all'orchestra dell'Istituto Margherita di Savoia di Napoli e al chitarrista Espedito De Marino. Madrina della manifestazione la cantante Monica Sarnelli. Ed ora, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con deboli temporali. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. E si chiude qui questa edizione del weekend del nostro telegiornale. Vi lascio quindi in compagnia dei nostri speciali, vi auguro buona domenica e ci rivediamo lunedì alle 14. Arrivederci.